Allora, facciamo la correzione del compito di analisi 3 del 11 gennaio. Allora, primo esercizio era studiare una serie di funzioni sono operate da 1 a infinito di 3n più 2 fratto 2n fattoriale per x alla n. Allora, qua se andate a calcolare il raggio di convergenza, chiaramente fa più infinito perché la radice ennesima di 3n più 2 fratto 2n fattoriale tende ovviamente a 0. Questo è L, quindi vuol dire che questo perché la radice ennesima di n tende a 1, la radice ennesima di n fattoriale tende a infinito. Questo è più grande che 1 perché 1 su infinito fa 0. E quindi se L vale 0, R vale più infinito. Quindi vuol dire che c'è convergenza puntuale su R, convergenza uniforme e antitotale sui limitati di R. Questa è una serie di potenze, io sui limitati posso maggiorare con la norma infinito con per esempio tra meno m ed n posso maggiorare la norma infinito per il termine ennesimo con 3n più 2 fatto n fattoriale per n alla n. E quindi siccome anche quella serie converge sicuramente c'è convergenza totale, quindi anche uniforme su tutti i limitati. Vi ricordo che non ci può mai essere convergenza uniforme su tutto R. Ok? Ok, allora andiamo a vedere invece la parte più interessante che è il calcolo della somma. Per il calcolo della somma, il primo passaggio che dobbiamo fare, possiamo fare, è spezzare in due, diciamo 3 mezzi somma per n che va da 1 all'infinito di x alla n su 2n-1 fattoriale. Qui ho semplicemente semplificato 3n con 2n, ho portato un 2n fuori dal fattoriale, ho semplificato con 3 mezzi e poi mi rimane 2n-1 fattoriale sotto, più due volte somma per n che va da 1 a infinito di x alla n su 2n fattoriale. 2n tutto fattoriale, non 2 per n fattoriale, stavo tra parentesi. Va bene, allora per poter calcolare queste somme bisogna fare due casi, perché il problema è questo, queste sono quasi delle serie note, ma non del tutto. Cioè sarebbe una serie nota se qua ci fosse x alla 2n su 2n fattoriale. E allora devo far raddoppiare la potenza. Però per far raddoppiare la potenza devo fare una posizione del tipo x uguale y quadro. Ma questo lo posso fare solo se x è maggiore di 0. Poi vediamo se x è minore di 0 che occorre x uguale a meno y quadro. Quindi se x uguale a y quadro, cioè x è positivo, allora per esempio consideriamo la prima, 3 mezzi diventa somma per n da 1 a infinito di y alla 2n fratto 2n meno 1 fattoriale, allora una y posso portare fuori, qua c'è y 2n meno 1 e quindi questa chi è? 3 mezzi y per il seme iperbolico di y. Perché se ci fate caso, quando n vale 1, questo vale y, quando n vale 2, questo vale y cubo fratto 3 fattoriale, quando n vale 3, questo vale y alla quinta su 5 fattoriale, cioè sono esattamente la serie del seme iperbolico. L'altra invece, 2 somma da 1 all'infinito di y alla 2n su
qua parte da epsilon quadro mezzi e quindi ci manca lumenza. Quindi se andiamo a risostituire, io posso dire che la mia somma f di x, mettiamo questa funzione f di x vale se x è positivo vale tre mezzi radice quadrata di x per se iperbolico della radice quadrata di x meno 2, no, più 2 coseno iperbolico della radice di x meno 1, tra parentesi, tutto molto chiaro. Questo se x è positivo. Ok? Sì. Se invece x è negativo, allora dobbiamo ripartire e fare la posizione x uguale a meno y quadro. E allora qui che cosa succede? Che qua mi viene un meno 1 alla n e quindi non è più il seno iperbolico di y, e anche qua mi viene un meno 1 alla n, perché quando vado a elevare meno y quadro alla n, y alla 2n come zero mi rimane, e invece il meno 1 viene elevato soltanto alla n e quindi viene meno 1 alla n a moltiplicare sia qua che qua. Adesso queste due serie chi sono? Allora, quando n è uguale a 1, adesso questo è uguale a meno y, n è uguale a 2 è più y, quindi sono sesti, quindi questo è il meno seno di y, quindi questo viene meno 3 mezzi y seno di y. E da quest'altra parte invece questa è per n uguale a 1 è meno y quadro mezzi, per n uguale a 2 è più y quarta su 4 fattoriale, quindi esattamente la serie del coseno, soltanto che coseno di y meno 1, perché anche in questo caso il primo termine non c'è. Quindi qui avremo meno 3 mezzi radice del valore assoluto di x per il seno del valore assoluto, della radice del valore assoluto di x più due volte per il coseno della radice del valore assoluto di x meno 1. Questo se x è negativo, questo se x è positivo e questo se x è negativo. Sì. Questo è il risultato. Ok? Quindi qua potete scrivere, siccome da qui x uguale a meno y quadro, quindi y quadro uguale a meno x, ma meno x è il valore assoluto di x, perché x era negativo, quindi estendo la radice quadrata x uguale a radice quadrata. Potete anche scrivere la radice quadrata di meno x, come vi piace di più, soltanto che come lo trovate meno fuorviante, insomma, perché diciamo, l'importante è capire che quello che sta tutta la radice deve essere sempre positivo. E va bene, quindi tutto qua. Se proprio volete fare un controllo per l'espressione nella y, potete fare lo sviluppo in serie e calcolare in formula usando le formule di Taylor, fate lo sviluppo che vi serve e vedete qua. Però, se ci avete tempo. Questo è il primo esercizio, quindi questo qua è un esercizio, diciamo, non facilissimo per chi lo vede la prima volta, però siccome per quelli che, diciamo, hanno seguito l'anno scorso e quindi i compiti hanno visto più di uno, insomma, non è la prima volta che cambia questo trucchetto. Quindi certamente, se uno lo vede la prima volta potrebbe avere problemi con la doppia posizione. Per il resto è un esercizio assolutamente standard. Per il se
secondo esercizio allora io vi sviluppo in serie questa funzione qui che era quella che intendevo dare. Attenzione, non è quella che ho dato nel compito, perché per un errore di qua ho messo pi greco, quindi veniva più facile. Però siccome devo sviluppare questa, sviluppo anche quella, quindi diciamo vi faccio vedere la correzione di questa, perché così diciamo, a correggere mi sono attenuto alla traccia, quindi chi ha fatto bene con lo sviluppo della traccia ha preso il punteggio pieno. Però allora, questa funzione come è fatta? Allora, in 0 vale pi greco mezzi, innanzitutto è una funzione pari. A pi greco mezzi vale 0, quindi anni almeno a pi greco mezzi vale 0, e a pi greco vale di nuovo pi greco mezzi. Se invece fosse stato pi greco meno x, questa è y, x, f di x uguale pi greco mezzi meno x meno cosa di x prima cosa, diciamo periodizzata diciamo tra meno pi greco e pi greco. Adesso andiamo a fare il grafico della funzione g. Allora, funzione g, qua stiamo a pi greco mezzi, la facciamo pi greco meno lo scudo di x. Questa è g di x uguale pi greco meno lo scudo di x, sempre per x appartenente al mio pi greco. Ok, poi questa funzione, queste due funzioni vanno periodizzate. Ora, se ci fate caso, quando io le vado a periodizzare, queste due funzioni sono tutte e due in sale scende, no? Rappresentano, insomma, salgono e scendono in modo lineare. Semplicemente, tutte e due con pendenza 1. Soltanto che questa c'ha sale di un intervallo di lunghezza pi greco, scende di un intervallo di lunghezza pi greco. Questa sale di un intervallo di lunghezza pi greco mezzo, scende di un intervallo di lunghezza pi greco. Parte da 0 e pi greco mezzo scende. Okay? Quindi, diciamo, per quanto riguarda le periodizzate, f di x è uguale, diciamo, come funzione di pi greco periodica, f di x è uguale a 1 mezzo g di 2x. Perché se vi ricordate che cosa succede quando io faccio g di 2x, semplicemente il periodo di mezza si comprime, però l'altezza rimane la stessa. Poi per dimezzare l'altezza devo moltiplicare per mezza. Allora, per esempio, in 0 la funzione valeva pi greco, adesso vale pi greco mezzo, cioè questa vale pi greco, questa vale pi greco mezzo. In pi greco mezzi, qua viene g di pi greco, ma g di pi greco vale 0, quindi la funzione vale 0. In pi greco, allora qua viene g di 2 pi greco, ma g di 2 pi greco vale di nuovo, se viene periodizzata vale di nuovo pi greco e quindi vale di nuovo pi greco mezzi, così potete confrontare i valori e vedere che avete questa relazione. Quindi io adesso sviluppo la g, che era quello richiesto dalla traccia, che è facile, e poi applico semplicemente questa identità per ottenere il risultato finale. Ok. Allora, andando a sviluppare la g, allora la mia g di x è uguale a pi greco meno il valore assoluto di x, che x appartiene meno pi greco, pi greco, e g 2 pi greco periodica. Allora, siccome il valore assoluto di x è pari, questa g è una funzione pari, quindi pi con n uguale a 0, diciamo pi con n di g è
che sarebbe 2 su P3 integrale da 0 su P3 di x di x. Quindi fa, se lo fa qua, ha con 0 mezzi alla media, eh? Quindi infatti di greco mezzi è la media di giù. Il giro che oscilla tra 0 e greco, quindi la media mettiamo in maniera lineare, la media effettivamente è P. Quindi questa è con 0. Per quanto riguarda invece A con N, A con N è uguale a 2 su P greco integrale tra 0 e P greco di x, così è mia mx. Allora, questo è uguale a 2 su P greco x seno di mx fratto n, valutato da 0 di greco, questo fa 0, meno 2 su pi greco integrale da 0 di greco seno di mx fratto n di x. E questo qui quanto fa? Allora, questo fatemelo riscrivere da un'altra parte, anzi qui sopra. Fx uguale a mezzo g di x. Quindi questo fa 2 su pi greco coseno di nx fratto n quadro valutato tra 0 e pi greco, cioè fa 2 su pi greco n quadro. Allora, coseno di n pi greco fa meno 1 alla n, coseno di 0 fa 1, moltiplicato per questa roba qui. Che fa? Allora, questo a sua volta fa 0 se n è pari e fa meno 4 su pi greco n quadro se n è dispari. Perché? Se n è pari qua viene 1 meno 1 viene 0. Se n è dispari viene meno 2 perché per 2 fa meno 4. Quindi, se adesso voglio scrivere l'espressione della mia g, g è uguale a a con 0 mezzi, cioè i greco mezzi più la somma per n che va da 1 all'infinito, g appunto essendo pari si sviluppa in serie di soli coseni. Scusate, questo era lo sviluppo del valore assoluto di x, come ho fatto sotto. Quindi g è y meno y mezzi che fa y mezzi meno la somma per n che fa da 1 a infinito di meno, quindi diventa più 4 su, scusate, qua k va da 0 a infinito, quindi usare k e qua scrivere y 2 k più 1 al quadrato per il coseno di 2k più 20. Allora, lo rispiego. La somma deve andare su tutti i dispari. Allora, i dispari li posso descrivere come 2k più 1 al pari di k che va da 0 all'infinito, quindi 4 su pi greco 2k più 1 al quadrato. Però bisogna ricordarsi anche di mettere 2k più 1 anche qui c'è n, quindi coseno di 2k più 1. Poi qua c'è la meno, però quello che ho fatto sotto non è lo sviluppo della g, è lo sviluppo del valore assoluto di x, che è più facile. Siccome devo fare pi greco meno il valore assoluto di x, il valore assoluto di x è pi greco mezzi meno questo. Quando vado a fare pi greco meno questa volta, pi greco meno pi greco mezzi per un'altra volta, pi greco mezzi meno meno pi greco. E quindi questo è. Ovviamente questa serie converge totalmente, no? Come ci potevamo aspettare, perché la somma della serie è una funzione continua, periodica. Però se vedete, se io vado a fare la norma infinita di questa funzione, posso mangiare con 1, poi viene una serie di 4 su pi greco per 2k più 1 al quadrato, quindi viene una serie che è parente a una somma di 1 su n quadro e quindi converge.
quindi convergendo la serie delle norme, la serie converge totalmente su tutto F, e quindi qua non ci saranno problemi. Quindi adesso, se voglio scrivere la F, semplicemente devo ricordarmi di quell'identità linea. Quindi F, quindi attenzione che se voi prendete, vabbè, mi sono tagliato la traccia, quindi è venuto la traccia più facile, però se voi dovete sviluppare la F, se voi andate a usare la definizione, anche se volete la parità, e qua dovete fare l'integrale di questo, per cui viene, che si spezza in due, sono due, quindi raddoppia la U. Invece se faccio quello lì, adesso devo semplicemente usare un mezzo che moltiplica i greco mezzi più somma del k che va da 0 a infinito di 4 su greco 2k più 1 al quadrato coseno di 4k più 2 e x. Cioè, ricordate, qua al posto di x io metto 2x. Quindi, sviluppando, facendo la moltiplicazione, qua viene di greco 4 più somma per k che va da 0 a infinito di 2, posso mettere dentro forse con i quali, di greco 2k più 1 al quadrato per il coseno di 4k più 2 e x. E questo è il risultato. Oh, fate attenzione che quando andate a sviluppare l'integrale degli ago n, se lo fate direttamente, vedete che gli ago n sono 0 quando n è dispari, ma anche per gli n pari di xy per 4. Questi chi sono? Sono gli n pari ma non di xy per 4, cioè i numeri interi della forma 4k più 2 sono esattamente tutti i numeri pari, ma non divisibili per 4. Che 4k divisibile per 4 vuol dire 2, non è più divisibile per 4. Bisogna essere 2, 6, 10, eccetera. Che non è, diciamo, nel momento in cui l'ho fatto direttamente, a volte potrei sbagliare. 10, 14, 18, 20. Sì, questo è fatto. Ok, quindi questi sono i primi due esercizi. Quindi questi erano sicuramente gli esercizi più agevoli. Adesso andiamo a parlare dell'integrale. Cominciamo con il disegnare il dominio di integrazione. Per quanto riguarda il dominio di integrazione, io devo x quadro più y quadro minore uguale di 4 è il centro di raggio 1. Quindi qua l'origine e qua per quanto riguarda y uguale x, y uguale meno x, scusate, è questa delta qua, no? Più o meno.
di qua da x uguale 2x è più o meno una delta fattoriale. La tendenza è 2. Siccome x deve essere compresa da queste due, cioè la strada di sopra di questa e di sotto di questa, stiamo parlando di questo settore circolare qua. Ok? Oh, su questo settore circolare la funzione è definita? Sì, tranne su questo raggio qua. Perché su questo raggio, scusate, tranne che sul raggio y uguale x e sul raggio y uguale meno x. Quindi su due raggi, sia qua che qua. E quando x è uguale a più o meno y, no? O y uguale a più o meno x, la stessa cosa, x quale e y uguale sono uguali e qua viene logaritmo di 0. In tutti gli altri punti c'è il valore assoluto, questo ci dice che logaritmo si può fare. Tuttavia, questo non è un problema, innanzitutto questo è un insieme di misura nulla. E vedremo che questa funzione qui è tranquillamente assolutamente integrabile. Ok? Allora, innanzitutto cosa ci conviene fare? Ci conviene fare. Teoricamente dovremmo applicarlo prima al valore assoluto di questa funzione, però lo facciamo direttamente con la funzione perché poi si vede subito che è sommato. Allora ci conviene passare ovviamente in coordinate polari. Allora in coordinate polari vi ricordo diciamo x uguale a cos y uguale a cos teta. Allora le due diciamo equazioni che definiscono t è l'insieme di rho e teta tali che diciamo rho è compreso tra 0 e 2, diciamo ci possiamo eventualmente togliere lo 0 perdendo un punto il cambiamento. Allora se noi consideriamo questo insieme, lo consideriamo aperto, l'integrale non cambia. E quindi, diciamo, stiamo facendo in realtà t aperto. E poi possiamo scrivere che dire che y è compreso tra meno x e 2x vuol dire che y su x è compreso tra meno 1 e 2. Per la precisione, siccome dobbiamo vedere solo questa zona qua, significa che teta è compreso tra meno y quarti e arco tangente. Questo corrisponde perfettamente al fatto che siamo nel quarto, tra meno y quarti stiamo qua, 0 stiamo qua, arco tangente di y uguale arco tangente di 1 stiamo qua, arco tangente di 2 stiamo qua. Ok? Quindi questo qui nel piano pro teta, diciamo metto qua teta qua no stiamo qua pro teta, allora la teta va da meno pi greco quarto e tangente di 2 e rho va da 0. Questo è diciamo il trasformato di t aperto, è t aperto espresso in coordinate polari, è un rendimento del campo. Allora questo che cosa diventa? Diventa quindi l'integrale tra meno pi greco quarto e l'arco tangente di 2 per l'integrale tra 0 e 2 in rho, scusate, in rho di teta. E qua cosa ci devo mettere? Ci devo mettere lo iacobiano al cambiamento di coordinate, che è rho, il cambiamento di coordinate volatili, per il logaritmo di rho quadro per cos quadro di teta, diciamo valore assoluto, non basta metterlo qua perché tanto lo quadro è positivo, cos quadro teta meno 50. Ok? Oh, questo è l'argomento del logaritmo, rho sta fuori. Per non confondersi, conviene mettere rho.
poi si confonde e pensa che... Oh, questa è un'integrale che si fattorizza tranquillamente. Vi ricordo che se volessimo valutare la sommabilità ci dovremmo mettere solo un ulteriore modulo, perché il logaritmo può essere negativo. Quindi questo a che cosa è uguale? È uguale, innanzitutto questo è il cosine di 2t. Quindi posso scrivere che questo è uguale all'integrale tra meno pi greco 4 e al cotangente di 2 del valore, diciamo, del logaritmo del valore assoluto del coseno di 2 teta più delta per l'integrale tra 0 e 2 di rho logaritmo di rho quadro, quindi se preferite 2 rho logaritmo di rho, lasciamo stare scritto logaritmo di rho quadro è meglio, quindi rho. Perché che cosa, scusate, per no, no, qua devo fare questo per rho, allora questo logaritmo del prodotto è la somma dei logaritmi, quindi devo fare, facciamo un passaggio se non ci confondiamo. Ma qui abbiamo rho per logaritmo di rho quadro più logaritmo del valore assoluto di cos quadro teta, contiamo integrato da 0 e 2, di coseno 2 teta. In verrò okay. Quindi questo è uguale, dobbiamo fare un primo integrale. Allora, a parte ciò che io voglio calcolare, integrale tra 0 e 2 di rho logaritmo di rho quadro, quindi rho. Allora, questo qua, ponendolo qua, questo integrale è una variabile, ponendolo qua uguale a t, diventa integrale tra 0 e 4 del logaritmo di t, rho di rho è un mezzo di t. Quindi questo viene un mezzo di logaritmo t meno t quadrato tra 0 e 4. Quindi viene un mezzo per 4 logaritmo 4 meno 4. Quindi viene uguale a 4 logaritmo 2 meno 2. Allora, nel primo integrale, dopo aver integrato la funzione, questa va integrata ulteriormente in dθ, ok? Ma in dθ questa è una costante, perché non c'è nulla che dipenda da dθ. Quindi qua mi viene arcotangente di 2 meno pi greco 4 che moltiplica 4 logaritmo di 2 meno 2 più. Quindi questo sarebbe il primo integrale, questo integrale di rho e poi integrale di rho. Più ok, va bene. L'altro integrale rho tra 0 e 2 fa 2, perché fa rho quadro mezzo valutato da 0 e 2. Quindi qua mi viene due volte l'integrale tra meno pi greco 4 e al cotangente di 2 del logaritmo del valore assoluto del coseno di 2. Quindi mi rimane da
Ok. Adesso, consentitemi di cancellare qualcosa. Ricordate, allora questo dov'è nullo? Per teta uguale a 0, per teta uguale a pi greco. Ma adesso vediamo che, per esempio, per teta uguale a 0, seno di t si comporta, seno di t, scusate, di questo è s, di s. Vabbè, la variabile è nullo, però chiamata s, quindi chiamata v, seno di v. È nullo, però va rispettata. Ok, quindi siccome seno di v si comporta come v vicino a 0, logaritmo di v va benissimo, è una funzione integrabile vicino a 0, anche se la funzione non è assolutamente integrabile, quindi ci metti proprio su. Ok, allora qui ho fatto quindi una semplice traslazione.
arco tangente di 2 era tra pi greco quarti e pi greco mezzi. Ok? Quindi 2 arco tangente di 2 è tra pi greco mezzi e pi greco. Quindi più pi greco mezzi va tra 3 pi greco mezzi, quindi il doppio di questo sta da queste parti, più pi greco mezzi va a finire da queste parti. Ok? Ora, quindi io posso dire che questo è uguale alla integrale tra 0 e pi greco mezzi di logaritmo del cosino del seno di v e v più un mezzo per l'integrale tra 0 e 2 arco tangente di 2 meno pi greco mezzi del logaritmo del seno di v in v. Vabbè, qua il valore assoluto non serve neanche. Per quale motivo vale questa uguaglianza? Allora, in realtà questo sarebbe da 0 a pi greco mezzi con un mezzo davanti, poi da pi greco mezzo a pi greco sempre con un mezzo davanti, e poi da pi greco a questo valore qua. Ok? Cioè, l'integrale, diciamo, della variabile v deve essere da 0 fino a un angolo che sta da questa parte. Quindi io vado da 0 a pi greco mezzo, pi greco mezzo a pi greco, da pi greco 1. Però, siccome il seno è una funzione che ha un grafico simmetrico rispetto a pi greco mezzo, quindi di qua va lo stesso, andiamo a salire, insomma, applicando una banale sostituzione da pi greco mezzo a pi greco, integrale da pi greco mezzo a pi greco uguale a quello da 0 a pi greco mezzo. Quindi invece di scrivere da 0 a pi greco con un mezzo davanti, scrivo da 0 a pi greco mezzo e ci trovo un mezzo davanti. Poi, l'ultimo che avanza sarebbe l'integrale da pi greco a 2 arco tangente di 2 più pi greco mezzi. Qua uso il fatto che il seno, se ci tolgo pi greco l'arco mezzo, il valore del seno cambia sempre, ma il valore assoluto del seno non cambia. Quindi tolgo pi greco e riparto da 0 e rinuncio da 0 questo valore qua. Ok. Adesso mi rimane da fare questi due integrali. Allora, qua devo approssimare purtroppo, perché anche se vado per parti, questi integrali non si fanno. Però cosa posso dire? Posso dire che questo integrale è minore di... Allora, il logaritmo è una funzione monotona, no? Quindi se io ci metto una funzione all'interno più grande, il valore del logaritmo di una funzione più grande del seno sarà più grande. Allora, cosa ci voglio mettere? Allora, il seno lo voglio approssimare con t. Però, più precisamente col seno di t lo approssimo con minimo tra t e 1. Che danno? Quando sono arrivato a 1 è inutile metterci t, no? È sprecato. Ci metto 1. Quindi, posso dire che questo è minore di... Allora, il primo integrale diventa integrale tra 0 e 1 del logaritmo t. Diciamo vento v in del più un mezzo, questo lo lascio tale qua perché questo è, diciamo, se andate a calcolare questo valore con la calcolatrice è il seno di, diciamo, è minore di 1 il valore, quindi un mezzo integrale da 0 e 2 arco tangente di 2 meno y mezzi del logaritmo di v in del v. Avendo qua fatto la trasformazione, quindi essendo questo intervallo di nuovo compreso tra 0 e pi greco mezzi, qua il seno è positivo, quindi anche qua non ci serviva il valore assoluto. Ora, questo integrale qua fa meno 1, che questo fa meno 1, che sarebbe v logaritmo di v meno v la prima linea.
valutate in 1 fa meno 1, valutate in 0 fa 0, e poi viene più un mezzo di v logaritmo v meno v valutato tra 0 e 2 tangente di 2 meno si crea con 1. Cioè in 0 fa 0, quindi va valutato semplicemente di questo valore qua. Allora, il valore, se ho fatto bene i conti con la calcolatrice, questo viene meno 1,46. Posso pure fare una... Il valore vero, se lo diciamo quello, cioè non vero, perché quello vero è infinito cifre decimali, quello un approssimato meglio è meno 1,66. Quindi questa qua è una buona approssimazione. Diciamo, se uno volesse un'approssimazione dal basso, dovrebbe fare un'approssimazione, oppure fare t meno t uguale, cioè fare un altro tipo di approssimazione, poi vedere se l'integrale si fa, insomma, deve fare più facile. Comunque, se ci mettiamo i valori assoluti è chiaro che qua è il valore di limite. Quindi la funzione è sommabile, assolutamente integrabile. Quindi tutto quello che abbiamo detto per diciamo cubino planetti va bene. Quindi adesso devo semplicemente sostituire questo valore qua dentro, e anzi no, scusate, questo è integrale. Poi i numeri non mi ricordo più. Comunque, insomma, non mi ricordo se questo qua era il valore finale o sì. Sì, sì, questo integrale è compreso tra meno 1,46 e meno 1,56. Il risultato finale è circa il primo integrale fa 1,46 meno due volte 1,56 e 1,46 meno 2 volte 1,56 fa, ma che ha fatto apposta, questo fa meno 1,66 e questo fa meno 1,46. Quindi il risultato finale è come fare questo per 1. Il risultato. Questo è quello scusate, qua non è 46. Questo è quello approssimato che abbiamo calcolato noi. Ok? Questo è quello più vicino a me. Il risultato vero di questo integrale era meno 1,56, quindi sbagliamo solo di 0,1. Qua ovviamente sbagliamo di 0,2 perché c'è il 2 da 1. Quindi applicando l'approssimazione che abbiamo detto noi, diciamo l'integrale ci aumenta, però in valore assoluto stiamo compiendo un errore di un po' più del 10%. Insomma, una cosa abbastanza accettabile. L'importante è sapere che quello è sbagliato e sapere che è sbagliato per eccesso. Poi, se uno vuole essere più preciso, va avanti con l'approssimazione. Ok, e questo è il terzo esercizio, quindi diciamo, allora qua ovviamente sulla valutazione non è che diciamo uno sullo sviluppo di tutti questi integrali, soprattutto sulla parte delle approssimazioni, uno faccia tante storie se uno non è arrivato alla fine. Però diciamo che ci sia un'idea dell'ordine di grandezza di intanto che l'integrale viene negativo, per capire che l'integrale viene per esempio meno di meno 1 o qualcosa del genere, già quello farebbe piacere. Cioè l'importante è che non uscite con più 50 o meno 10, cose così. Perché, e poi e soprattutto che uno sappia correttamente ragionare e dire che la funzione
sommabile, per esempio. Noi l'abbiamo detto a parole, però in realtà se applicate tutti i passaggi che abbiamo fatto, la funzione curva allo studio fuori, che cambia? Cambia qualche segno, e quindi chiaramente questi numeri vengono infiniti, che da nessuna parte più infinito. Tutti i limiti che abbiamo fatto, nessuno faceva più infinito, quindi quello è quello che dà senso appunto in passaggio, tutti i passaggi. Importante conoscere bene i limiti. Quindi questo riguarda l'esercizio numero 3. Adesso andiamo a fare l'esercizio numero 4 e 5, che sono apparentati. Adesso cercherò di fare bene il disegno perché è importantissimo il disegno qua. L'esercizio numero 4. Allora, dobbiamo andare a considerare una curva. La curva phi di t, abbiamo phi di t uguale.
disegnatore. Fa una cosa così. Qua, siccome c'è l'azione completa, di nuovo è 3 in salita, quando passa per l'asse così. Ok? Ok. Adesso, quello che noi dobbiamo calcolare, viene chiesta la lunghezza di fila. La lunghezza di fila. Allora, cominciamo a scrivere il defil. Defil uguale a meno 3 più 20 più 6 20 senti meno più stavolta sì 20 e 6 20 più che per esempio virgola poi 3 20, 6, 6, 20, 20, cos I, più 20, coseno, 20, senti, generico. Adesso quando andiamo a fare la norma del fine, questo è uguale alla radice quadrata. Adesso quando faccio il quadrato del primo, il quadrato del secondo e poi li sommo, i doppi prodotti se ne vanno. Quindi qua mi viene poi il quadrato di questo termine, il quadrato di questo termine diventano il quadrato di questo, perché c'è sempre quadro, questo è il quadro, quindi mi rimane 3 più seno di 20 al quadrato più 400 coseno di 20 coseno quadro di 20 20 già sarà, quindi abbiamo questa roba qui. Ok, oh, io adesso devo fare questo integrale di L di Φ è uguale all'integrale da 0 con 2 pi greco. Come voglio scrivere questo? Questo qua mi conviene scriverlo come a radice di facciamo 10 più 399 coseno quadro di 20 più 6 seno di 20 e poi lo dico, poi viene 9 più seno quadro oppure 10 meno coseno quadro di 20 10 un coseno quadro tolto dall'A poi ci viene il doppio prodotto 6 seno. Non mi conviene, allora qua attenzione perché qua non posso portare fuori il 10, cioè la radice di 10 metri in evidenza, per qua non mi, questa quantità è uscita tra 0 e 399. Ok? Sì, ma l'oscillazione è sempre, diciamo, la quantità che oscilla sempre più di 1, cioè oscilla più di questo che metto in evidenza. Quindi sotto la radice mi rimane 1 più x, ma x non è minore di 1 in valore assoluto, quindi non posso poi applicare i sviluppi in senso. Quindi, come si fa? Beh, si usa sempre il vecchio trucco coseno di coseno quadro di 20 t, questo è uguale a 1 mezzo che 1 più coseno di 40 t. E questo è uscito da 0.
Quindi questo mi diventa, perché questo è cosen quadro meno sen quadro, mi diventi t, 1 meno cosen quadro meno sen quadro fa, allora, sì, 1 più cosen quadro meno sen quadro, quindi infatti fa 2 cosen quadro, mi scuso. Quindi questo qua quanto fa? Fa l'integrale tra 0 e 2 in greco della radice quadrata di 10 più 399 mezzi più 399 mezzi coseno di 40 t più 6 seno di. Allora, 10 più 399 mezzi fa 419 mezzi. Adesso stavolta sì posso mettere in evidenza il 419, cioè radice di 419 mezzi. Quindi questo quanto mi viene?
cancellato, poi la devo rifare una. Meno, no, più 24 per 399 fratto 409 quadrato per seno di 20 t coseno di 40 t. Quindi questo uguale circa perché abbiamo approssimato. Adesso fate attenzione che l'integrale di questo fanno 0. Perché questo è un coseno su un multiplo del perimetro. Se fate la sostituzione 40t, qua viene da 0 a 80t. La media del coseno sul periodo è 0. Idem per il seno. E questo perché? Ditemelo voi. Perché se vi ricordate, noi abbiamo dimostrato che le funzioni del tipo seno di kt e coseno di ht sono ortogonali sul periodo. Abbiamo fatto 6 figli. Quindi l'integrale di questo. Mentre questi qua sono tutti se in quadro, se in quadro è 1. Quindi vediamo un po', quindi 1 meno quello è giusto e quest'altro pure è giusto. Ok. Quindi ora se ho fatto bene i conti a questo integrale qua fa 185,78, quello approssimato, quello vero fa circa 83,53, approssimato meglio, questo è quello approssimato alla seconda decimale. In realtà questi integrali quanto fanno? Radice di 419,5, l'integrale di 1 fa 2 pi greco, l'integrale di coseno quadro e di seno quadro fa pi greco, quindi viene meno 1/8 pi greco per 399 al quadrato più 12 al quadrato fratto 419 al quadrato. Dovrebbe essere. Ok, che dovrebbe fare questo numero qua invece di questo numero? Perché x non era molto piccolo e ci siamo fermati soltanto all'ordine. Ok? Ok. Però se andate a vedere stiamo facendo un errore abbastanza piccolo. In realtà controllate perché può darsi che magari mi sono perso qualche cosa, diciamo mi sono accontentato perché ho visto che l'errore era piccolo, però può darsi che l'errore sia ancora meno. Che l'ultimo conto con la radice non l'ho ricontrollato, quindi questo è sicuro, questo qua potrei avere detto. In verità rifacendo la figura che poi ci serve, quindi la rifacciamo, anzi la rifaccio da questa parte, mi starto un attimo, mi ho distrutto quello che mi serviva, la rifaccio qua la figura. No, non è questione di fare la mente, aspetta. Volevo dire che c'è un altro modo. Noi in realtà che quella sia un'approssimazione per eccesso lo sappiamo dal fatto che gli altri termini dello sviluppo sono ancora negativi. Comunque, allora, noi avevamo da 2 a 4 la cosa faceva così. Un'oscillazione. Rimane il fatto che uno deve fare il grado un po' meglio, la seconda volta che uno lo fa un po'
In verità, una stima dal basso del valore dell'integrale, della lunghezza della curva, si può fare come la prima, cioè se io vado a prendere questi due punti qua della poligonale e faccio questa distanza, poi il resto è sicuramente variabile, quindi le distanze sono sempre le stesse. E che cosa posso dire? Che la lunghezza della curva quante volte è rispetto a questa distanza? Allora vedete, qua c'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 per 4, 40. Questa lunghezza è più lunga di 2 perché devo andare dalla circonferenza di raggio 4 alla circonferenza di raggio 2, quindi l'integrale è sicuramente più di 80. Quindi io già so che l'integrale mio è compreso da 85 rotti e 80. Quindi stavolta c'è una maggiorazione e una minorazione, quindi so che più di un paio di punti non posso sbagliare. Poi naturalmente, calcolando con più precisione questi punti, troviamo magari che è maggiore di 82 e che è minore di 80, fa 5 o di 84, se ci metto altri termini, se l'approssimazione sì. Diciamo l'approssimazione migliore. E quindi questo per quanto riguarda la curva. Adesso andiamo a fare il massimo e il minimo della funzione. Il massimo e il minimo della funzione è un esercizio banale se fatto nel modo giusto. È difficilissimo se uno non capisce quello che deve fare. Allora, io completo la curva, cioè dovrei fare quattro volte, cioè tutta la curva su tutto da 0 a π. Questa è una curva chiusa, quindi sappiamo che una curva chiusa suddivide il piano in due parti, una limitata e una no. La parte limitata sarebbe questa. Diciamo, in questo quadrante sarebbe questa qua. Sarebbe il cerchio interno con le domande, ok? E poi questa figura deve ribaltare, poi dobbiamo fare la figura per vedere se assomiglia al sole dell'università. Ok? Quindi facciamo la funzione del soprannome. Allora, però, io cosa devo fare? La figura, diciamo, T era la parte delimitata, la regione delimitata da φ. E cosa dovevamo fare? Dovevamo fare il massimo, lo chiamiamo T, che T è la funzione dell'altro esercizio, dovevamo fare il massimo e il minimo su D della funzione 3x di 2y. Allora è un macello, cioè se voi pensate di fare questo massimo e questo minimo, diciamo, parametrizzando, studiando la parametrizzazione, viene piuttosto complicato. In realtà però, durante il corso ho insistito parecchio sul fatto che quando un insieme è molto complicato conviene ragionare su, diciamo, bisogna fare il massimo e il minimo, ragionare su un insieme più grande che sia più semplice. Allora, invece di farlo di, prendiamo il cerchio C uguale al cerchio di centro origine e di raggio 4, cioè il cerchio grande, ok? Chiamiamolo F. Andiamo a fare il massimo su F di 3x di 2y. Questo è un problema banale, perché io cosa devo fare? Questo conviene fare addirittura con i massimi e minimi vincolati, uno dei casi in cui conviene farlo con i massimi e minimi vincolati. Allora, questa qua è una funzione lineare, il gradiente fa 3, 2, quindi punti di massimo intero non ce ne stanno. Quindi il massimo sta sulla frontiera, cioè sta su questa circonferenza di raggio 4. Allora, se andiamo a fare, applicare il metodo di massimi e minimi vincolati, dobbiamo usare la funzione libera 2x, 3x più 2y più lambda volte x quadro più y quadro meno 16. Questa è la funzione da lambda. Ho moltiplicato lambda più y. Adesso andiamo a fare il sistema. Il sistema è
poi qua la posizione qua muore semplice. È abbastanza semplice il sistema. Oh, tenete conto che x certamente non fa 0, perché se faceva 0, 3 era uguale a 0. Quindi possiamo dividere per x o per y, per quello che ci pare. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo, e neanche lambda ovviamente fa 0. Quindi otteniamo y su x uguale 2 terzi. Se io porto dall'altra parte e faccio il rapporto, y su x fa 2, meno 2 su meno 3 fa 2 terzi. Quindi y uguale 2 terzi x. Quindi, oppure x uguale 2 mezzi di x. Quindi ricaviamo prima la y, 9 quarti più 1 fa 13 quarti, y quarto fa 16, quindi y quarto uguale 64 su 13, y viene 8 radice di 13, più o meno, e x viene più o meno 12 su radice di 13. Oh, questo punto sta più o meno qua, la seconda adesso ce la sono. Bisogna solo quello positivo, l'altro è prettamente simmetrico all'altra parte. Diciamo simmetrico rispetto all'unice. Oh, la funzione in questo punto, la funzione f di diciamo 12 sulla radice di 13. 8 sulla radice di 13 fx, no? Questa fa 3 per 12, 36 più 16 fa 52 su radice di 13, quindi fa che viene circa 14, 33. Vabbè, se questo sarebbe 4 la dico 13. 4 per 13 la dico 13, 4 la dico 13. Fate il conto, viene circa questo qua. Oh. Secondo voi il massimo della funzione sull'insieme nostro, che allora questo massimo qua non appartiene al nostro insieme, perché l'insieme nostro non è f, è quello di. Ma secondo voi il massimo tutti dove sta? Qua vicino. Allora, innanzitutto se prendiamo proprio questo punto, cioè il punto in cui, diciamo, più vicino in cui il filraggio fa 4, allora se andate a calcolare il minimo là farà 14,32, pare che la differenza di trasparenza è vicino. Quindi noi sappiamo, allora se il massimo su questo insieme è 14,33, se in questo insieme abbiamo un punto in cui la funzione vale 14,32, il massimo sull'insieme piccolo vale 14,32 e 14,33. Non solo, ma poi io so, siccome la funzione è lineare, io so che le curve di livello sono tutte para. Allora, la curva di livello, che è l'ultima curva di livello che tocca l'insieme, vabbè, qua ingrandendo facendo bene il disegno, toccherà l'insieme in questo punto, che non è proprio quello, è un po' più spostato. Diciamo, se la tangente era in quel punto là, toccava il punto di raggio là. Siccome la tangente è in un punto, diciamo, più sotto, allora la tangente si sposta di pochissimo, ma si sposta, diciamo, andando in gradiente talmente poco che il valore cambia o la seconda decimale di 1 o la terza decimale, mi pare addirittura, se non mi sbaglio. Quindi praticamente tramite questo ragionamento abbiamo pensato che c'è un massimo unico che sta vicino a questo punto qua e che il valore massimo è compreso tra 14,32 e 14,34, 14,33. Quindi diciamo sbagliamo, diciamo, di meno di un, no, meno di un millesimo in proporzione, no, perché è un centesimo su 14. E quindi meno dell'1 per mille, cioè
meno di 2 centesimi o meno per più o meno per me. Va bene, e quindi questo è l'esercizio numero 5. Andiamo a vedere l'esercizio numero 6. L'esercizio numero 6 ha pure lui le sue difficoltà, soprattutto per l'approssimazione, perché diciamo io gli esercizi non li preparo mai nel dettaglio proprio prima, perché mi ho sempre abituato a combattere pure con le approssimazioni, cioè non do per forza esercizi, però in genere capita che alcuni si facciano in manesa. La nostra volta è capitato che di tutti e tre questi esercizi, anzi se vogliamo tutti e quattro, dal terzo in poi, erano soggetti a vari tipi di approssimazione. Allora, qui la curva è questa. È sit uguale seno di 2t coseno di t, virgola, seno di 2t seno di t. Ok, abbiamo detto t varia tra meno y mezzi e y mezzi. No, prima cosa dobbiamo testicare la curva. Poi questa curva, diciamo, ci sarà una zona che faremo notare, vorremmo sapere come si riferisce. Ok. Però prima cosa dobbiamo testicare il sostegno della curva. Va bene. Andare a testicare il sostegno della curva. Prima cosa dobbiamo cercare di calcolare dx di t. Questo è uguale a coseno di 2t coseno di t meno seno di 2t seno di t. E qua ci manca un 2, poi qua invece non ci manca niente. Poi abbiamo 2 coseno di 2t seno di t più seno di 2t coseno. Ok? Va bene. Allora, andiamo a vedere nel primo punto, in meno pi greco mezzi. Poi abbiamo coseno di meno pi greco mezzi che fa 0. In questa maniera. Seno di pi greco di meno pi greco fa 0. Quindi stiamo partendo con le luci. Andiamo a vedere come partiamo però, perché andiamo a fare, poi abbiamo questo pezzo fa 0 perché c'è sempre seno di 2t, questo pezzo è pure 0 perché c'è il coseno di 2t, qua invece no, perché qua c'è il coseno di meno pi greco che vale meno 1 e qua c'è 1, quindi qua è meno 2. Questo pezzo invece fa 0, quindi questo stiamo partendo così. Allora, se adesso andiamo a vedere un 0, se ci mettiamo 0, allora questa qua passa per 0, passa 3 volte, perché questo qua quando siamo 1, tra meno pi greco mezzi e 0, questo non sa nulla più, perché 2t vale tra meno pi greco e 0, che non sa nulla. Questo qua tra meno pi greco mezzi che sa nulla e 0, che così non vale 1, non sa nulla. Quindi si annulla però in 0 perché si annulla di nuovo questo. E questo qua come si annulla in 0? Quindi la prima volta che ripassa in 0, questa ripassa. Diciamo che ripassa per l'origine, questa ripassa e t uguale a 0.
Per t uguale a 0, allora che succede al... Qua abbiamo coseno, coseno, questo vale 2. Ok? E questo vale 0. E quell'altro vale... segno tra meno pi greco mezzi e 0. Tra meno pi greco mezzi e 0 il seno è negativo e il coseno invece è positivo. Ah, ecco, forse è qua anche. Perché questo forse l'ho fatto tra 0 e pi greco. Il segno l'ho fatto. Allora, quindi invece questo è positivo perché meno meno. Quindi io ho la x negativa, la y positiva, siamo qua. Sì, no, è proprio questo. Ecco, i meno pi greco mezzi, i meno pi greco mezzi, questo qua faceva 0, ho sbagliato a fare la figura, perché 0, 2 fa così, perché questo faceva 0. Qua era questo che faceva 2, faceva perché a meno pi greco mezzi, questo fa coseno di meno pi greco che fa meno 1 e questo fa seno di meno pi greco mezzi che fa meno 1, quindi viene meno 1 per meno 1 per 2 fa 2. Ho sbagliato a dire, sia a dire che a segnare, comunque non era meno 2 0 ma era 0 2. Invece dopo è 2 0, quindi la curva fa così. Se prendete un altro punto, per esempio, greco 4, capite che fa così. Adesso, tra 0 e pi greco mezzi, fa la stessa cosa ma da quest'altra parte. Molto semplice. Adesso, quando andiamo in punto pi greco, non fa 0, 2, ma fa 0, meno 2. Infatti, quando pi greco mezzi, che se ci metto pi greco mezzi, qua viene seno di pi greco mezzi per coseno di pi greco che fa meno, quindi vedete parte con la tangente verticale, fa il giro qui a tangente orizzontale, qua qui fa il giro, quindi questa è la mia. Ora questa curva, diciamo, racchiude questa zona qua. Vabbè, questo dovrebbe essere simmetrico, se il disegno fosse fatto. Quello che mi interessa adesso, io voglio far girare uno di queste due foglie, perché tanto girando con la rotazione completa una di queste due foglie genera tutto il solido. Quindi prendiamo per esempio la curva, diciamo questa volta T
varia tra 0 e 3,5, e questa è la zona delimitata, chiamiamola A, questo è X, questa origine. Allora io cosa voglio fare? Allora facciamo la rotazione di A attorno all'asse Z, e questo ci dà un solido V. Io voglio sapere l'area della superficie di V e voglio sapere i volumi. Ok. Adesso cosa posso fare? Cominciamo con il volume, perché il volume è... Allora, cominciamo a fare un ragionamento in generale. Questo lo faccio, lo voglio fare perché così si allora io ho una zona T delimitata dalla curva F, no? Questo è il sostegno di F, dove F è la curva chiusa. La faccio girare intorno all'asse che chiamo, questo qua adesso lo chiamo Z, perché facendo ruotare l'altro asse della rotazione lo chiamerò Y. Ok? Allora, per il teorema di Budino, chi è? Allora, V è il solido generato dalla rotazione di T, come nel caso di A. Allora, chi è M3 di V? È l'area della superficie che ruota per la lunghezza della distanza del baricentro dall'asse di rotazione, cioè la distanza del baricentro dall'asse di rotazione è la xg di t. Allora, il baricentro sarà più o meno qua. Okay. Però chi è il baricentro della xg di t? È uguale a integrale stesso a t di x di x per y fratto la misura l'area di t, per definizione il baricentro è la media della coordinata x, la coordinata x è il baricentro. Se volete calcolare la coordinata x sarà la media di x, però a noi ci interessa la coordinata x perché questa rappresenta la distanza dell'asse di rotazione. Quindi, quando andrà a fare la moltiplicazione, tutto ciò è uguale a 2 pi greco volte, questo e questo se ne va. In realtà questa è l'unico, la misura, questa qua è pi greco ottavo, cioè quest'area qua si può calcolare che è pi greco ottavo, è l'unica che si fa precisamente. Invece, in questo calcolo del volume di V, io devo fare questa moltiplicazione che quindi viene 2 pi greco volte integrale stesso a di x in x. Questo in generale. Ma adesso il problema è che io t non ce l'ho, dovrei esprimere x in funzione di x e ci avrei problemi. Però ho la forma di Gauss-Green. Questo qua chi è? È integrale esteso al delta q di x quadro mezzo in dx. Per il teorema di Gauss-Green e per le forme differenziali. Perché? La derivata di un mezzo x quadro fa rispetto a x fa dx, fa x. Qua ci mettete f in dy, integrale su dt più di f in dy uguale integrale di df in dx in dx dy. Ok? Quindi ho trasformato questo integrale di doppio in un integrale lungo la frontiera di t. Quindi nel nostro caso chi è questo? È scusate, mi sono mangiato il 2 pi greco nel passaggio, quindi è pi greco volte per l'integrale esteso a dA più di x quadro in dx. Il 2 è già lo scritto. Quindi che devo fare? Questo è uguale, quindi M3 di V nel nostro caso se vi ricordate la curva
essere esattamente in verso antiorario, la 0 stava qua, la y mezzo stava qua, quindi devo fare y volte per l'integrale tra 0 e y mezzi di x quadro, cioè sin quadro di 2t cos quadro di t, che moltiplica a dy, ma dy sarebbe la derivata di questo. Quindi devo fare 2 coseno di 2t a seno di t più seno di 2t coseno di t. Vediamo un po', allora vediamo se sto dicendo bene. Bellissimo da fare. Qua avete voglia, no, non si riesce a fare per quale motivo, ci sono tre, ci sono quattro funzioni, non due. Se erano due ancora ce lo dobbiamo fare per parti, ma siccome sono questo qua, questo pezzo qua forse si fa, ma l'altro sicuramente. Qua c'è un sentuto per un secondo. Potrebbe fare, non lo so se fa 0, ma diciamo no, neanche fa 0, perché tra 0 e pi greco mezzi il seno di 2t è positivo, il coseno di t è positivo, quindi non fa 0 perché non è sul periodo. Però diciamo questo, il secondo a te lo so fa, il primo a quarto. No, ma a parte il problema non è che sia la quarta o non la quarta, il problema è che sono. Ok, quindi e non riesci mai, cioè se questo, se non c'era il quadrato, io potevo dire che questo era coseno di 4t, questo era seno di 2t ancora, ma non si fa, diciamo non esplicitamente. In realtà se io con lo stesso metodo calcolo l'area di A, questa è l'integrale tra 0 e pi greco mezzi di x per x stavolta. Quindi stavolta mi viene, questo qua non è x quadro mezzi, ma è x. Quindi qua mi viene l'integrale tra 0 e pi greco mezzi di seno di 2t, coseno di t. Per la stessa parentesi quadrata di prima, no? E questo qua si fa il calcolo e viene, lo potete fare a casa, controllo, viene pi greco ottavo. Considerate che nel punto pi greco quarti, questo punto viene radical 2, radical 2. Scusate, radical 2 mezzi. Quindi valutate quando è più o meno sta larghezza, vedete che più o meno pi greco ottavi ci sta, cioè quest'area è minore di 1, è ben minore di mezzo. Allora, per valutare il baricentro come si può fare? Allora, il baricentro, sta figura non è simmetrica, non è un ovoide, cioè non è un emisso. Qua diciamo c'è un pangoloso, però il baricentro sta sicuramente sulla bisettrice. Uno si fa un punto, occhio e croce, sta a 0,4. Allora voi prendete quest'area che ruota, pi greco ottavi,
e fate per la distanza percorsa dal baricentro, la licenza da 0404, perché diciamo la metà strada è radical 2 quarti, radical 2 quarti, però siccome questa figura è più da questa parte, è un po' di più di 0,35-0,35, sarà intorno a 0,8. Allora fate per 2π 0,4 e sbagliate di poco, perché il baricentro vero sta a 0,388, la x del baricentro, e quindi sbagliate di molto poco. Però arrivate qua, questo qua non lo potete fare, insomma, oggettivamente anche approssimarlo è complicato, è molto più facile approssimarlo in questo modo. E comunque ottenere un volume vicino al bene. Per quanto riguarda invece l'area della superficie, si deve fare un ragionamento simile. Stavolta questo qua viene del tutto simile, però l'integrale è un integrale curvilineo, diciamo, un altro integrale più semplice al quale si può applicare un'approssimazione. Non si fa in maniera esatta, ma si può applicare un'approssimazione. Cioè, stavolta devo fare che l'area della superficie di Q è uguale alla lunghezza della curva che ruota per 2π e xg della, diciamo, calcolato con lo psi. Quindi il baricentro stavolta soltanto della curva, non dell'area usata dalla curva, che è diversa, perché questo xg di psi è uguale all'integrale lungo psi di x di s fratto la lunghezza di psi. Quindi andando a sostituire, qua mi viene di nuovo 2π per l'integrale lungo psi di x di s. Quindi anche come prima mi serviva la... Poi ce la siamo calcolata quell'area perché l'altro integrale non si faceva, però mi conveniva applicare un puntino facendo una stima occhio del baricentro. Però se potevamo fare l'ultimo integrale non ci serviva in realtà l'area. Così anche in questo caso la lunghezza della curva non ci serve, perché poi si sentiva che viene soltanto un π volte l'integrale così di x in s. Che nel nostro caso chi è 2π volte per l'integrale tra 0 e π mezzi. Allora abbiamo x che è seno di 2t coseno di t ds, io ho cancellato d phi, ma se andate a calcolare ds, cioè la norma di de psi, questo è 5 mezzi più 3 mezzi coseno di 4t, perché stavolta fate i quadrati, insomma i doppi prodotti se ne vanno, eccetera, se sommate, se moltiplicate, poi fate il solito discorso che coseno di 2t per, insomma, coseno di 4t è uguale a cos quadro di t meno seno quadro di t, coseno quadro di 2t meno seno quadro di 2t, alla fine arriva a questo. Adesso questo qua è un integrale che è facile approssimare, come prima, perché questo è uguale circa a π radical 5 mezzi per integrare da 0 e π mezzi del seno di t, seno di 2t coseno di t, che moltiplica 1, vabbè, qua quando metti in evidenza 5 mezzi mi viene 3 quinti. Qua devo fare più, diciamo, il pezzo lineare non lo scrivo proprio perché tanto integrato sul periodo fa perché coseno di 4t, quindi 4t vai da 0 per π, quindi sul periodo farà 0, e quindi mi viene direttamente meno 9 su 200 coseno quadro di 4t. Stavolta l'integrale si fa e viene circa 2π
evidenza per quale motivo, perché poi questa integrale qua l'ho fatto calcolare al calcolatore in maniera precisa, e quello che era più, invece di 0,914 è 0,907. E quindi vedete che state facendo un errore di 7 millesimi su quasi 1, quindi meno del 2%. Quindi effettivamente l'approssimazione è buona. Tenete conto che facciamo una valutazione a spanne, qua l'area della superficie mi viene quasi 6, e questo è un po' più di 6 per 0,9. Vediamo se torna, è chiaro che torna, perché pensate a questo discorso qua, pensate a questo raggio qua, questo se girasse solo questo farebbe la superficie laterale di un tronco di cono, diciamo periodo di base che era 2π greco radica 2,5 quindi π greco radica 2 per l'apotema che è lungo, quanto è lungo? Diciamo 1 dovrebbe essere, perché questo è 1 diviso 2, quindi abbiamo detto 2π greco radica 2,5 per 1 fatto 2, quindi π greco radica 2,5, quindi quest'area generata da questo è π greco su radical 2 che è già più di 2, radical 2 come qua, siccome questo c'è una 2 di ricordo e poi c'è un'area superiore perché sono avuto la potenza sensibilmente maggiore, quindi 3 di qua e 3 di qua 6 più o meno, cioè quello di dentro genera una superficie minore, però insomma, è chiaro che ci può stare un'area della superficie dell'ordine 5-6. Quindi il risultato è, a parte che ho fatto fare un calcolatore, cioè, però potrei sempre aver sbagliato a riportare i numeri e a copiare qualcosa, però diciamo un controllo dal punto di vista logico viene sempre fatto, quindi, ma diciamo almeno il controllo dal punto di vista logico ci dice che un risultato di, anche se il volume era minore di 1, veniva 0,9 qualcosa. Diciamo il fatto che l'area sia della superficie sia circa 5,5 ci può stare. Vabbè, questo era quello che si poteva dire su questi esercizi. Sono venuti un po' rognosi dal punto di vista dello sviluppo degli integrali, perché parecchi integrali non si potevano fare, però vi assicuro che i ragionamenti, come per questo compito, i compiti prossimi saranno del tutto simili. Può cambiare la curva, può cambiare espressione della curva, però dovete sempre partire dallo studiare la curva, dallo studiare dove, diciamo, dovete sempre partire dalla definizione esatta di quello che dovete fare, quello. Dopodiché si fa il calcolo, va bene? Ok, allora fermiamo qua.